Ciao, sono Conrad Henry Roy III. Questo video è per riferirvi quello che mi sta passando per la testa, ciò a cui sto pensando negli ultimi giorni. Ho 18 anni e ancora non mi sono ripreso dalla depressione e dall'ansia sociale. Non riesco a uscirne. Io sono quello che sono. Devo sentirmi a mio agio con me stesso. Devo solo togliere le ragnatele. Devo far girare gli ingranaggi. Devo girare nel verso giusto per andare avanti. È questo quello che devo fare. Sembra che una ragazza del Massachusetts abbia istigato il suo ragazzo a suicidarsi. Non voglio che un'altra madre provi quello che ho provato io. Era un suicidio apparente, e apparente era la parola chiave. Volevamo scoprire cosa fosse successo. Conrad messaggiava di continuo con Michelle, ma lo ha nascosto a tutti. C'erano oltre 60.000 elementi sul suo cellulare. Le persone la detestavano. Lei è una persona orribile. Per me lei è malvagia. La domanda era, aveva commesso un crimine? Non aveva affatto intenzioni criminali. Stava provando a gestire i suoi problemi di salute mentale. Signorina Carter, in piedi. Non potevo crederci. Era suicidio o omicidio? Ricordo solo che pensavo, perché? Ci mancherà davvero molto ora che non c'è più. Scusate, non ci riesco. Perché? Fairhaven, nel Massachusetts, è una comunità vicino a uno dei porti di pesca più grandi della costa orientale. È una piacevole cittadina litoranea, la cui economia si basa su attività ittiche e balneari. È un bel posto per trascorrere l'estate. I miei figli andavano sempre in spiaggia e svolgevano molte attività. Andavano in barca, veleggiavano. Fairhaven è una piccola cittadina davvero molto bella, vicino all'oceano. Erano le 22 del 12 luglio. Lynn Roy stava per andare a dormire. Era una madre single di 3 figli ed era un po' agitata perché suo figlio 18enne, Conrad, quella sera era andato a casa di un'amica e non aveva più avuto sue notizie. Mi ha detto, mi vedo con un'amica, Arianna. Gli ho chiesto, torni per cena? Lui mi ha risposto, non lo so. Alle 22.30 circa, Lynn gli ha mandato un messaggio per sapere dove fosse. Ma non ha ricevuto risposta. Quindi ha chiesto a sua figlia, hai notizie di Conrad? Sai dov'è? E lei ha risposto, no, non l'ho visto né sentito. Dopodiché ha aggiunto, però ho ricevuto un messaggio da una ragazza che lo sta cercando. Camden ha ricevuto un messaggio che diceva, sai dov'è tuo fratello? Michelle mi ha chiesto dove fosse Conrad e dato che mio fratello era andato a casa della sua amica Rihanna, con mia madre abbiamo creduto che forse non dovevamo dirglielo perché temevamo di rovinare, di compromettere il loro rapporto. Quindi le ho risposto che era a casa di papà. Avrei voluto solo... Non ricordo se poi ho preso il telefono e ho provato a chiamarlo senza ricevere risposta, ma mi sono detta, ok, vado a dormire, perché a quel punto erano le 23. Mi sono svegliata un paio di ore dopo, nel bel mezzo della notte, e gli ho mandato un messaggio dicendogli, quando torni a casa? È davvero molto tardi. Il mattino seguente Lynn si è svegliata e si è accorta che Conrad non era ancora rientrato a casa. Sua madre ha incominciato a chiamarmi dalle 5:30 del mattino.
Pensava che Conrad fosse a casa mia perché era quello che lui le aveva detto. Poi, quando le ho riferito che non era con me, ho provato una strana sensazione. Sentivo che qualcosa non andava. A essere sinceri, ho provato una sensazione che non avevo mai provato prima. Era come se la sua anima mi avesse attraversata. La sensazione più agghiacciante della mia vita. In quel momento, ho chiamato la polizia. Come si chiama suo figlio? Conrad, Roy. Bene, che tipo di pick-up guida? Ford 250, un veicolo grande e nero con degli adesivi sul retro. D'accordo, incaricherò subito un agente di occuparsene. Grazie. Mi chiamo David Correia. Sono un ex agente di polizia del dipartimento di Fairhaven. Dovevo occuparmi di un caso di persona scomparsa. Quando sono arrivato, ho parlato con Leroy, che mi ha messo al corrente che suo figlio soffriva di depressione. Mi sono reso conto che per risolvere quel caso avrei dovuto impegnarmi molto. Conrad Roy è nato a New Bedford, nell'ospedale di St. Luke, il 12 settembre 1995. Con me c'erano mia madre e il padre di Conrad. All'epoca non eravamo sposati, quindi era una situazione precaria, ma eravamo decisi a impegnarci. Più tardi ci siamo sposati e abbiamo avuto altre due figlie. Io sono un'infermiera e il padre di Conrad è capitano di un rimorchiatore. Siamo dei genitori normali che provano a crescere i loro figli. Mio fratello era un ragazzo davvero divertente, allegro e intelligente. Era molto sveglio. Aveva un senso dell'umorismo molto spiccato, a volte esagerato, ma io lo capivo. Lui era fatto così. Conrad voleva diventare un giocatore professionista di baseball per i Boston Red Sox. Era il suo sogno. Ma quando è cresciuto e ha iniziato a lavorare con nostro padre, sperava di diventare capitano. Mio nonno è capitano di un rimorchiatore. Mio padre ha seguito le sue orme e anche a mio fratello piaceva quel lavoro. A detta di tutti, Conrad è stato un normale adolescente fino al 2011, quando i suoi genitori hanno divorziato. Il suo mondo è stato stravolto. La separazione è stata difficile per tutti i figli, ma soprattutto per Conrad, che, come molti suoi coetanei, soffriva di depressione e ansia sociale. Ha iniziato ad avere problemi a dormire e non riusciva a concentrarsi. Era molto in gamba e intelligente, ma l'ansia non gli permetteva di dimostrarlo. Poteva essere la persona più allegra di tutte, ma aveva così tante cose per la testa che lo opprimevano. Come genitore volevo fare del mio meglio e supportarlo. Pensavamo di fare la cosa giusta. Lo abbiamo portato da alcuni psichiatri. Gli hanno diagnosticato ansia e depressione ed è stato curato. Nei due mesi successivi lui era davvero di buon umore. Prendeva le medicine prescritte e vedeva un terapista regolarmente. Ma nell'ottobre 2012 ha provato a suicidarsi con un'overdose di paracetamolo. Ha contattato un amico e gli ha detto: «Sai, ho provato a uccidermi». Era a casa di suo padre e quando ho chiamato sua madre, lei mi ha detto: «No, non ho sue notizie. Che succede?» E io: «Dobbiamo andare subito lì». Arianna gli ha salvato la vita, chiamando sua madre, che a sua volta ha coinvolto le autorità. Eravamo tutti sconvolti. Sembrava un forte grido di aiuto. Ero spaventata, spaventata a morte. Mi ha detto che non lo avrebbe mai rifatto. Poi gli ho chiesto: «Promettimi che non lo rifarai più e che se ti sentirai di nuovo così, parlerai prima con me». Era l'inverno del 2013 e sembrava che stesse meglio. Lui pensava di stare molto meglio con se stesso. La signora Roy mi ha detto che il giorno prima della scomparsa di Conrad erano andati insieme a fare una passeggiata sulla spiaggia. Abbiamo camminato, parlato e mangiato delle vongole fritte. Quel giorno voleva stare con me e le sue sorelle. Ecco, mi ricordo che ridevamo e ci divertivamo tutti insieme.
Quando siamo rientrati a casa, lui è uscito di nuovo. Lo abbiamo salutato. Ed è stata l'ultima volta che lo abbiamo visto. Quando è uscito, guidava un pick-up Ford F-250 nero. La signora Roy mi ha dato il numero di targa, il numero di telefono e tutto quello che mi serviva per trovarlo. A tutti gli agenti, questa è una segnalazione per un 18enne scomparso. Il ragazzo in questione è alla guida di un pick-up diesel Ford F-250 nero e il suo nome è Conrad Roy. Ho iniziato le ricerche partendo da Fish Island a New Bedford, dove la famiglia Roy ormeggia i suoi rimorchiatori. Ho iniziato da lì e poi sono tornato indietro verso est, a Fairhaven, percorrendo il lungomare. Mentre la polizia setacciava l'area, anche la famiglia e i suoi amici erano fuori a cercarlo. Tutti erano alla disperata ricerca di Conrad. Ho iniziato a cercarlo partendo dal McDonald's. Ho controllato il parcheggio e poi ho proseguito verso il ponte di Fairhaven. Mentre lo cercavo, ero a dir poco sconvolta, spaventata, ansiosa e avevo la nausea. Era come se il mondo e il tempo si fossero fermati, come se non stesse succedendo più nulla intorno a me. Ero appena uscito dal parcheggio del Seaport Motel. Ho guardato verso destra e ho visto un Ford F-250 nero andare verso sud, a Middle Street. Il veicolo ha girato a destra in un grande parcheggio. Mentre seguiva quel pick-up, ha visto nel parcheggio un altro F-250 nero. Ho controllato. Ed era lo stesso numero di targa del veicolo che stavo cercando. Ho capito che c'era qualcuno all'interno soltanto quando mi sono avvicinato. Ero certo che fosse il suo veicolo. Ed ero sicuro che ci fosse lui all'interno. Era accasciato di lato sul sedile davanti. I suoi occhiali erano storti, il suo cappello inclinato verso un lato. Una posizione innaturale. Ho segnalato che avevo trovato il veicolo e ho chiamato i vigili del fuoco. L'agente Correia voleva aprire la portiera del pick-up, ma doveva agire con cautela per non ritrovarsi in situazioni pericolose. Sono il vigile del fuoco Wally Terrien. Ero di turno la mattina dell'incidente. Quando ho pensato che fosse sicuro, ho aperto la portiera del conducente. Ho controllato il battito dall'arteria carotidea, ma era assente. Era chiaramente deceduto. È stato un momento molto triste. Tutti avevamo sperato di trovare Conrad Roy ancora vivo. Sul suo corpo non c'erano ferite, ma poi hanno notato una pompa d'acqua a benzina nel sedile di dietro ed era evidente che si trattava di suicidio. Siamo arrivati alla conclusione che aveva usato la pompa di benzina per asfissiarsi con i gas di scarico. Il padre di Conrad lo stava ancora cercando quando la polizia si è messa in contatto con lui per primo. Lui mi ha chiamato e ha detto: "Sei da sola?" E io: "No, ci sono le ragazze con me." Poi ha aggiunto: "Conrad non c'è più. Non c'è più nostro figlio, non è più tra di noi." Mia madre era con noi in macchina e piangeva in modo isterico. Non è riuscita a dire niente per un po'. Come si fa a dire alle proprie figlie di 11 e 13 anni che il fratello più grande era morto? Quindi continuava a ripetere: "Non c'è più, non c'è più." Eravamo in macchina e non riuscivamo a smettere di piangere. Non sapevo che cosa provare in quel momento. Non avevo mai visto mia madre in quello stato prima d'ora. Stavo guidando sul ponte di Fairhaven quando ho ricevuto la notizia. Lynn era sconvolta e continuava a dire: "Alla fine lo ha fatto, lo ha fatto." Non ricordo bene quello che è successo dopo.
Cerco di non pensare a quel giorno. È stato il peggiore della mia vita. Nel Massachusetts vige una legge per la quale ogni morte senza testimoni deve essere sottoposta alle indagini approvate dalle autorità. Sono Michael Myers, capo della polizia di Fairhaven. Era un suicidio apparente e apparente era la parola chiave. Il protocollo diceva di portare avanti le indagini nel modo più accurato possibile. Sono il sergente Gordon ed ero un investigatore nel caso di Conrad Roy. È piuttosto raro che persone di quell'età si tolgano la vita. Quindi ho deciso di indagare a fondo. La prova più importante che è stata recuperata dalla scena era il cellulare di Conrad. Oggi molti casi si risolvono grazie a ciò che si trova nei telefoni. Ogni suicidio è tragico. Ma questo si sarebbe dimostrato più terribile di quanto immaginassimo. E proprio ciò che si trovava in quel telefono sarebbe stato il fulcro del caso. Quando ho sbloccato il telefono e l'ho esaminato, è apparso evidente che c'era qualcosa su cui dovevamo indagare. Sono il detective Glenn Cadmore della polizia di Fairhaven. Il detective Scott Gordon mi teneva aggiornato sul caso di Conrad Roy. Lavoravamo a stretto contatto. Il detective Gordon stava esaminando il telefono e ha iniziato a leggermi i messaggi ad alta voce. Era rimasta soltanto una chat. Di solito, quando apriamo i messaggi, compaiono tutte le chat delle persone con cui parliamo ogni giorno. Sembrava che avesse cancellato tutte le chat e i messaggi, ma era rimasta una conversazione, una soltanto, tra Conrad Roy e una persona di nome Michelle Carter. I messaggi erano davvero preoccupanti. Questa persona sapeva chiaramente che Conrad pensava al suicidio, eppure lei lo stava incoraggiando. Chi era questa Michelle Carter? Sono Mary Claire Flynn, il vice procuratore della contea di Bristol. Ho detto ai detective che dovevamo scoprire chi fosse quella ragazza e che non dovevamo informare per il momento la famiglia Roy, perché l'indagine sarebbe potuta risultare inutile. Grazie ai social media e ad altri elementi che abbiamo esaminato, abbiamo identificato lei e la sua famiglia. Michelle Carter sembrava una normale ragazza di Plainville, nel Massachusetts. Plainville è una città a sud di Boston. È una tipica comunità di pendolari della Nuova Inghilterra. Michelle Carter frequentava l'ultimo anno al liceo regionale King Philip. Era una studentessa modello, praticava molti sport. Sono Ed McFarland, amico dei Carter. Michelle giocava a softball. Potevo sempre contare su di lei, era molto affidabile. Ha una sorella più piccola e i suoi genitori erano sempre disposti ad aiutare. Il padre allenava la squadra, la madre preparava spesso da mangiare per tutti e, insomma, si davano da fare in molti altri modi. Mi ricordo che sono andato alle premiazioni dell'ultimo anno. Lei era la studentessa che ti rendeva la giornata migliore. I detective non sapevano come Michelle e Conrad si erano conosciuti. Plainville è a un'ora di macchina da Fairhaven. Mentre a Plainville vive l'alta borghesia, a Fairhaven vive la classe operaia. Per certi versi sono città molto diverse. Quando abbiamo interrogato le persone nelle prime fasi delle indagini, cercavamo di capire quale fosse il ruolo di Michelle nella sua vita. La polizia sosteneva che fosse troppo presto per parlare con la famiglia Roy, che aveva un funerale da affrontare. Era davvero prematuro cominciare a indagare e chiedere a loro se sapessero chi fosse Michelle Carter. Avevamo scoperto che Tom Gammel, il migliore amico di Conrad, andava all'università statale di Fitchburg. Anche Conrad pensava di iscriversi lì. Aveva deciso di andare a trovare Tom.
e passare quel weekend con lui. Ma poi ci ha ripensato. Tom ha riferito al detective Gordon che non era affatto sorpreso che Conrad non ci fosse andato, perché era molto impegnato. Gli abbiamo chiesto se Conrad avesse una ragazza, ma la risposta è stata non proprio. C'era una ragazza che aveva frequentato, ma non era Michelle Carter. Poi gli abbiamo domandato: il nome di Michelle ti dice qualcosa? Tom non aveva mai sentito parlare di lei e non sapeva neanche che tipo di rapporto avessero. Era strano, Tom era il suo migliore amico. Nell'autopsia, il medico legale non ha trovato tracce di droga o alcol nel corpo di Conrad. Ha confermato che era morto per avvelenamento da monossido di carbonio. Inoltre, si credeva che l'ora del decesso fosse alle 20 circa, la sera prima del ritrovamento. Il 18 luglio, 5 giorni dopo che Conrad Roy è stato trovato morto, gli amici e la famiglia hanno partecipato al suo funerale per dirgli addio. Al suo funerale c'era tantissima gente. Questo dimostrava che tante persone gli volevano bene. Pensavo solamente che avrei voluto che Conrad vedesse quante persone tenevano a lui. Dopo il funerale, i detective hanno potuto parlare con la famiglia di Conrad. Sua madre e le sue sorelle hanno spiazzato i detective, facendo all'improvviso il nome di Michelle Carter. Ora la polizia era certa che la famiglia la conosceva, ma non era al corrente del loro rapporto finché Lynn non ha scoperto qualcosa. Ho trovato un suo quaderno. All'interno ho trovato una lettera rivolta a tutte le persone che amava. Tutti noi. Io, suo padre, le sue sorelle. Ha scritto che se tutti noi eravamo felici, allora sicuramente lo sarebbe stato anche lui. Poi ha scritto anche qualcosa per lei. Ai detective sono state consegnate numerose lettere di suicidio scritte proprio da Conrad. Una di queste lettere era per Michelle Carter. Non mi aveva detto che frequentava qualcuno. Lo ha tenuto nascosto. Ha voluto mantenerlo segreto. A tutti noi. Ha tenuto tutto per sé. In realtà la storia tra Michelle e Conrad incomincia prima del 2014. Infatti nel 2012 i due adolescenti si sono incontrati per la prima volta durante le vacanze. Quasi ogni anno durante le vacanze di febbraio andavamo in Florida a trovare i nostri prozii. E proprio in una di queste occasioni la nostra prozia ci ha presentato a tutti i suoi amici e alle loro famiglie. Lì abbiamo conosciuto Michelle. Aveva l'età di mio fratello. Appena conosciuti, la prima cosa che hanno fatto insieme è stata andare in bicicletta. Si sono divertiti molto. Dopo che sono ritornati da Naples, in Florida, sono rimasti in contatto. Hanno iniziato a fare quello che molti adolescenti fanno oggi, ovvero comunicare con i messaggi. Nella maggior parte dei casi, la generazione Z interagisce con i propri amici via messaggio. C'è meno pressione in una relazione in questo modo, quindi è facile abbassare la guardia perché si sta usando un telefono o un computer per comunicare, invece di avere lo stress di parlare con una persona faccia a faccia. All'inizio, tra di loro, era soltanto un flirt, ma poi è diventata una cosa più seria. In realtà, però, si erano visti soltanto 5 volte. La prima volta che ho incontrato Michelle è stato nel 2013. Era estate. Conrad stava giocando a baseball. Lei sembrava una brava ragazza. Aveva una bella famiglia. Vedevo che si mandavano messaggi in continuazione. Lui era sempre al telefono. Pensavo fosse una cosa normale. Rendendosi conto che la relazione tra Michelle e Conrad si basava quasi interamente sui messaggi, la polizia ha chiesto alla famiglia il permesso di esaminare i dispositivi di Conrad. Volevamo avere anche il suo computer in modo da esaminare tutto, così avremmo potuto far luce sulla loro relazione. La sua famiglia ha poi trovato dei video sul computer che usava Conrad. Stavo usando il computer di mia madre quando ho trovato un video.
era di Conrad e risaliva un mese prima di morire. Ho chiamato subito mia madre. Era la prima volta che sentivo la sua voce da quando era morto. Ciao, sono Conrad Roy. Vi parlerò della mia ansia sociale. Onestamente sento che l'ansia stia soffocando la mia vita. Beh, sono soltanto stronzate. Sono quello che sono. Devo essere a mio agio con me stesso. E per sentirmi a mio agio con me stesso, devo essere felice con la mia vita, con quello che sono. Conrad Henry Roy III. Voglio riprendermi da tutto questo. Sento di non essermi ancora ripreso del tutto. Credo di avere ancora molta strada da fare se voglio riprendermi da questa ansia sociale, da questo senso di insicurezza e questa sensazione di inadeguatezza nei miei confronti. Era il 13 giugno quando ha registrato questo video. Ecco, esattamente un mese prima della sua morte. Dal modo in cui parlava nel video, stava dicendo a se stesso: farò del mio meglio. Quello che faccio è guardare me stesso in modo negativo, come se fossi una particella minuscola sulla faccia della terra. Ho molto da offrire alle persone. Ho dei pregi. Sono riservato, gentile e premuroso. Sono un bravo ragazzo. Ma a volte arrivo a un punto dove io mi sento. Voleva soltanto essere migliore. Voleva vivere. Si vedeva chiaramente in quel video. Ora voglio provare assolutamente a controllare l'ansia. Se continuo a parlare, andrà meglio. E quando le cose migliorano, incomincio a stare bene con me stesso. Ho bisogno soltanto di aumentare la mia autostima, insomma, la fiducia in me stesso per andare avanti. Era molto evidente che si trattava di un giovane uomo molto sensibile che stava attraversando gli stessi problemi di molti suoi coetanei, ma sfortunatamente Michelle Carter era dall'altro capo del telefono. Quando i detective hanno esaminato i messaggi che Michelle mandava a Conrad, era chiaro che lei lo stesse ripetutamente incoraggiando a commettere il suicidio, dicendogli di continuo: non tirarti indietro, è il tuo momento. Gli ultimi messaggi di quella conversazione miravano tutti a incoraggiare Conrad a commettere il suicidio. Lei gli chiedeva per sicurezza di cancellare i messaggi. Voleva assicurarsi che nessuno li avrebbe visti. Sapevamo che c'era stata una chiamata dopo l'ultimo messaggio. Sono stati al telefono per 38 minuti. Poi lei l'ha richiamato per altri 42 minuti. L'ultima chiamata è avvenuta intorno all'ora della morte di Conrad Roy. Ciò significa che Michelle probabilmente era al telefono con lui mentre moriva. A questo punto dovremmo chiederci come mai Conrad non abbia cancellato la conversazione con Michelle, ma abbia cancellato tutte le altre. Perché lo ha fatto? Credo fermamente che lo abbia fatto di proposito. Ha cancellato i messaggi con sua madre, con le sue sorelle o con suo padre, ma ha salvato i messaggi con Michelle. Voleva lasciare le prove che in qualche modo lei lo aveva istigato a commettere suicidio? Forse sì. Nonostante i sospetti, i detective non volevano ancora far sapere dei messaggi alla famiglia Roy.
Per un lungo periodo di tempo, i Roy sono stati di proposito tenuti all'oscuro di tutto riguardo alle indagini ancora in corso. Abbiamo pensato che fosse necessario procedere in questo modo perché non eravamo affatto certi che l'avremmo incriminata. Dopo che se n'è andato, per tutta l'estate lei mi ha inviato dei messaggi dicendomi quanto mi volesse bene e quanto mi rispettasse. Mi ha davvero consolata. Mi ha fatto sentire come se fossi la madre migliore del mondo. Conrad si fidava di lei. Le ho persino detto che ero felice che mio figlio avesse avuto qualcuno come lei nella sua vita, che tenesse tanto a lui. Poi, ad agosto, mi ha detto qualcosa del tipo: «Hai provato a salvarlo? Sai, anch'io ci ho provato». Ho capito che quello era un campanello d'allarme. Che cosa voleva dire? Per caso le aveva parlato della sua situazione? Questo, ho pensato. Una cosa del genere fa capire che Michelle sapeva ciò che stava succedendo, giusto? Non mi sono mai impegnata tanto per salvare qualcuno. Non ha mai chiarito, però, cosa abbia fatto nello specifico. Ha ribadito che aveva provato a fermarlo, a impedirgli di suicidarsi. Ma noi sapevamo fin dal funerale di Conrad che non era andata affatto come lei raccontava. Nonostante Michelle consolasse ancora Lynn, gli amici di Conrad credevano che Michelle non fosse stata così importante nella vita di Conrad come lei voleva far credere. Stavamo leggendo dei post su Facebook ed è stato allora che ci siamo imbattuti in quello di Michelle che diceva: «Ti voglio tanto bene, c'eri sempre per me, eri la mia roccia, mi dispiace di non esserlo stata per te». Noi pensavamo: «Avete visto i post di questa ragazza? È fuori di testa». In quel momento mi sono ricordata che lei aveva partecipato al funerale. Proprio quel giorno Michelle ha fatto una scenata. Piangeva e singhiozzava, molto forte. Ancora oggi la chiamiamo la vedova inconsolabile. Quando si elabora un lutto, a partire dal funerale, se si mostrano emozioni troppo eccessive, probabilmente è solo un modo per attirare attenzione. Due mesi dopo la morte di Conrad, Michelle Carter ha organizzato un evento di beneficenza di softball chiamato Fuoricampo per Conrad. Hanno partecipato molte persone, scattavano foto e le postavano su Facebook. Grazie ai post su Facebook, abbiamo visto che a Michelle era venuta l'idea di organizzare un torneo di softball per raccogliere fondi per la prevenzione dei suicidi. La mia famiglia giocava in una squadra. Anche Tom, il migliore amico di Conrad, ne aveva formata una. Poi c'era quella di Michelle con le sue amiche. La cosa veramente strana era che Michelle aveva organizzato l'evento nella sua città, invece che nella città di Conrad, che era a un'ora di macchina. All'epoca, un aspetto che tutti ignoravano era che i detective erano presenti all'evento. Il motivo per cui mi trovavo lì sotto copertura era per chiamare il telefono di Michelle mentre si trovava all'evento di beneficenza per Conrad. Sapevamo che il numero di Michelle Carter era intestato a sua madre, quindi dovevamo assicurarci che quel cellulare, che era fondamentale per le indagini, appartenesse a Michelle. Così l'abbiamo chiamata. A quel punto ha risposto ed eravamo certi che ci fosse proprio lei dall'altro capo. Il detective Sergeant Bottello e io siamo andati alla sua scuola a Plainville per incontrarla e per avere una breve conversazione con lei, ma anche per recuperare il suo telefono per sottoporlo alle analisi forensi. Avevamo portato un piccolo registratore per quando avremmo parlato con lei, così potevamo registrare tutta la conversazione. Hai avuto contatti con lui il giorno in cui Conrad è morto? Vi siete per caso sentiti al telefono? No, credo di no. Sicura? Ti ha detto che si sarebbe ucciso o qualcosa del genere? Sì, ne parlava già da un po'. Sentivo che se non avesse ricevuto aiuto sarebbe successo qualcosa. Volevo chiamare qualcuno per aiutarlo in qualche modo, ma quando ho deciso di farlo era già tardi.
I detective sapevano che lei non era stata sincera. Le hanno mostrato un mandato per confiscarle il telefono, un cellulare che aveva una montagna di prove al suo interno. Quando le abbiamo detto che avevamo un mandato per requisire il suo telefono, il suo tono è cambiato. Poi me lo ridate? Sì, te lo restituiamo. Va bene? Certo. Per caso posso segnarmi qualche numero di telefono? Sì, certo. Tanto non abbiamo ancora finito. È un peccato che ci sia soltanto una registrazione audio della conversazione, perché si può solo immaginare l'espressione del suo volto. Il giorno dopo la sua famiglia mi avrebbe contattato, così avremmo potuto parlare ancora con Michelle. Invece i Carter hanno assunto un avvocato e hanno cancellato l'incontro. La polizia ha estratto tutti i dati dal telefono. Hanno usato un software che recupera tutto quanto, anche le cose che sono state cancellate. C'erano oltre 60.000 elementi sul suo telefono. Messaggi, video, chat, un'infinità di dati. All'inizio Conrad le diceva via messaggio che aveva intenzione di uccidersi. Michelle ha provato spesso a dissuaderlo, gli diceva di smettere di pensarci. C'è stato senza dubbio un momento in cui lei è passata da essere premurosa a subdola e meschina. Ha iniziato a dirgli: perché non bevi la candeggina? Perché non ti impicchi? Ha fatto pressioni affinché lo facesse. Lo ha proprio istigato. Continuava a dirgli: devi farlo assolutamente e lo devi fare proprio adesso. Poi è venuta loro l'idea del monossido di carbonio. Non solo lei appoggiava questa soluzione, ma gli ha anche spiegato: oh, sarà facile, tutto quello che devi fare è salire in macchina, sarà indolore e molto rapido. Devo aver esaminato più di 1000 messaggi. Anche Scott lo ha fatto. Avevamo tutti la netta sensazione che se lei non fosse entrata nella sua vita, lui sarebbe ancora vivo. Tutti quelli che hanno letto quei messaggi erano d'accordo che si trattava di qualcosa di inquietante. Non c'era dubbio che fosse sbagliato. Ma ci si chiedeva: era moralmente sbagliato o aveva commesso un crimine? A 3 mesi dall'inizio delle indagini, la polizia non aveva dubbi che Michelle avesse istigato Conrad a commettere suicidio. Ma il caso non era chiuso. Quindi non potevamo procedere con il suo arresto. Sono Dana Karan, un avvocato d'appello. Sono stato chiamato a lavorare a questo caso per occuparmi delle mozioni preliminari. Ci sono circa 30 stati che hanno una legge che proibisce l'istigazione o l'aiuto a commettere suicidio. Il Massachusetts non è tra questi. Quindi il problema principale è che in questo stato non esiste una legge che regoli questo tipo di reato. Tuttavia, nonostante non ci sia nessuna legge, nel febbraio 2015 un gran giurì ha deciso di accusare Michelle Carter proprio di omicidio colposo. Dopo la decisione del gran giurì, era un giovedì pomeriggio, ho dovuto parlare con la famiglia Roy per la prima volta per far vedere i messaggi tra i due ragazzi. È stato davvero straziante. Non poteva essere vero. Non lo so, non potevo proprio crederci. Non riesco a immaginare come sia possibile una cosa del genere. È entrata nella mente di un giovane sensibile, vulnerabile, e l'ha distorta, convincendolo che per lui sarebbe stato meglio morire. Ha manipolato mio figlio nel modo peggiore possibile. Mi ricordo soltanto che pensavo: perché? Non riuscivo a capire perché qualcuno volesse che mio fratello morisse. Il giorno dopo Michelle Carter si è costituita. È stata rilasciata su cauzione, $2,500. Le viene ordinato di non scrivere a nessuno, tranne ai suoi genitori. Nei 2 mesi successivi, questa storia si diffonde ovunque. Una ragazza del Massachusetts, tramite messaggi, ha presumibilmente istigato il suo ragazzo a suicidarsi. È stata una studentessa modello del liceo King Philip.
Lo Stato è in possesso di più di 20.000 messaggi come prove. Buongiorno, oggi è il 9 giugno 2015. Michelle Carter si dichiara non colpevole e rimane libera su cauzione. I suoi avvocati hanno dichiarato apertamente che lotteranno fino alla fine per Michelle. Stiamo parlando soltanto di messaggi. La nostra assistita non era presente quando il signor Roy ha deciso volontariamente di togliersi la vita. Quindi Michelle Carter non è affatto responsabile. Si può dire a qualcuno di togliersi la vita? Si trattava di libertà di parola o di un crimine? Questa storia ha aperto un acceso dibattito. Michelle era considerata da tutti una persona cattiva. Non c'era nessuna compassione nei suoi confronti. Sfortunatamente per lei, Michelle ha fatto una smorfia. Una smorfia involontaria che è stata subito fotografata ed è diventata presto emblematica. Tutti la guardavano e dicevano: è una ragazza a cui non importa niente. Però non credo sia giusto. È una persona orribile. Non riesco a credere a quanto poco le importasse del ragazzo. È ripugnante. È diventata una specie di emarginata. Voglio dire, le persone la detestavano. Per me lei è malvagia. Perché non può essere ritenuta responsabile se era proprio lei a scrivere tutti quei messaggi dicendogli di uccidersi? Dato che questo caso era unico e senza precedenti, era difficile stabilire cosa sarebbe servito per condannare Michelle. Il mondo stava a guardare. Il 5 giugno 2017 è iniziato il processo a Michelle Carter. Ha inizio il processo a Michelle Carter di Plainville, Massachusetts, accusata di omicidio colposo. Questo è stato uno dei primi processi in cui la traccia digitale lasciata dagli adolescenti è stata usata come prova. Stava stabilendo un precedente per casi futuri. Vengono elencate tutte le accuse. Buongiorno, signorina Carter, rimanga lì. E la difesa ha chiamato Michelle Carter al banco dei testimoni. Quella era la prima volta che sentivano la sua voce. Prenda posto, si metta comoda e parli forte al microfono. Dica il suo nome e la sua età. Michelle Diana Carter, 20 anni. Qualcuno le ha promesso qualcosa o è stata minacciata in qualche modo per farle rinunciare al diritto di un processo con la giuria? No. Michelle Carter ha scelto di rinunciare al diritto di avere una giuria. Ha preferito che il giudice avesse l'ultima parola sui fatti e decidesse riguardo alla sua colpevolezza o innocenza. Credo che in un processo in cui è presente la giuria si tenda più a guardare la colpevolezza morale che quella legale. Il vantaggio di andare a processo senza la giuria è che un giudice può prendere una decisione non emotiva. Così, prima del processo, invece di scegliere la giuria, il giudice ha deciso: domani vaglieremo le prove. Era un caso interessante. Che cosa sarebbe successo? Chi farebbe una cosa del genere? Le prove suggeriscono che l'imputata è una persona egocentrica in cerca di attenzioni. Da chiunque lei conosca. L'accusa si è subito scagliata su Michelle Carter. Questa giovane donna non solo voleva che il suo fidanzato si togliesse la vita, ma voleva anche trarre profitto dalle conseguenze, ovvero sperava di ricevere attenzioni dalle persone che le stavano intorno. E i suoi amici, che prima dell'accaduto la ignoravano, sicuramente l'avrebbero confortata. Chi ragiona così? Una persona normale non pensa: tu devi morire affinché io diventi popolare. Credo che amasse se stessa più di ogni altra cosa. Penso che si trattasse di una forma inquietante di narcisismo. È soltanto sua la colpa. Credo che l'accusa abbia insistito tanto sul fatto che lei fosse una persona cattiva. Perché aveva fatto una cosa del genere? E quindi doveva essere punita. Vostro Onore, questo è un caso di suicidio. Si tratta di un suicidio, non di un omicidio. La difesa si basava su due punti. Lei poteva essere stata anche ripugnante e quello che aveva fatto era riprovevole, ma non era un crimine. Inoltre, hanno parlato dello stato mentale di Conrad e hanno anche citato i suoi precedenti problemi psicologici. Nella sua vita aveva già sofferto di depressione, di ansia sociale, aveva già pensato al suicidio. E tutto questo poi
inesorabilmente causato la sua morte prematura. Secondo la difesa, era stato lui ad architettare tutto. Era stato lui ad entrare in macchina e guidare fino a quel parcheggio per togliersi la vita. L'accusa voleva che parlassi di che tipo di persona era Conrad e delle cose che gli piacevano. È ovvio che quando si parla del proprio figlio si pensa che sia il migliore del mondo. Ecco, lui lo era. A lui andava sempre bene tutto, non si lamentava quasi mai di niente, era un bravo ragazzo. Voleva bene alle sue sorelle? Sì, molto. Lynn ha testimoniato e ha menzionato il tentato suicidio di suo figlio nel 2012. Ha anche parlato dell'amica di Conrad che gli ha salvato la vita. Ha scoperto che aveva detto a qualcuno di averci provato? Sì. Poi cosa ha saputo? Obiezione. Accolta. La difesa è riuscita a fermare Lynn prima che lei parlasse al giudice di Arianna Taylor e di come aveva salvato Conrad. Voleva raccontare di quella volta che l'avevo chiamata perché Conrad aveva ingerito molte pillole e Lynn aveva chiamato l'ambulanza. All'epoca, anche se non avevo capito cosa stesse succedendo, io l'ho aiutato. Michelle, che invece sapeva cosa stava accadendo, non ha fatto niente per lui. Il modo di agire di Arianna nel 2012 era stato molto diverso da quello di Michelle nel 2014. Sfortunatamente, Michelle era l'unica persona che sapeva dei pensieri suicidi di Conrad in quel periodo. Nel luglio 2014 era preoccupata delle sue condizioni mentali? Sapevo che era un po' depresso, ma credevo che stesse meglio. Ecco, si era appena diplomato e aveva preso la licenza da capitano. Pensavo che ce la stesse facendo, quindi... Alcune persone sono molto brave a nascondere il dolore e a costruire una sorta di facciata, diciamo così. Molti dicono, non voglio preoccupare mia madre, non voglio far sapere ai miei amici che sto soffrendo, perché non riuscirebbero a capirmi. Eravamo davvero molto legati, ma si è tenuto tutto dentro perché non voleva farmi soffrire. Voleva soltanto proteggermi. Si ricorda se le ha mai parlato di una ragazza di nome Michelle Carter? No. Non le ha mai detto che qualcuno cercava di convincerlo a fare una cosa che non voleva? No. Non ho più domande. Grazie mille. Può alzarsi dal banco, signora Roy. Grazie molte. Va bene, proseguiamo. Sì, vostro onore. La difesa non è stata molto pressante con Lynn perché non voleva sembrare insensibile al dolore di una madre. Poi ha testimoniato la sorella di Conrad, Camden, raccontando quello che aveva vissuto la notte della morte di suo fratello. Sembrava triste, secondo te? No, ha detto solo che andava a casa di Arianna. È stata l'ultima volta che l'hai visto? Sì. Quella notte ho ricevuto un messaggio da Michelle Carter. Mi ha scritto: ciao, sono la ragazza di Conrad. Sai dov'è tuo fratello? Quindi Camden Roy aveva ricevuto quel messaggio dopo che Michelle Carter era stata al telefono con Conrad, proprio nello stesso lasso di tempo in cui è morto. Se valutiamo quanto è successo, fa davvero accapponare la pelle. Michelle diceva di non sapere dove fosse Conrad. Era chiaro che non era sincera e cercava di crearsi un alibi mostrandosi preoccupata. In poche parole mi sono accorta che lei stava cercando di manipolare tutti noi. Il testimone successivo sarebbe stato un ragazzo di nome Tom Gammel, una delle persone che erano più vicine a Conrad. Sapevamo che Tom Gammel era il migliore amico di Conrad. Si conoscevano fin da quando erano piccoli e giocavano a baseball insieme. Tom ha detto che non sapeva nulla di Michelle e ignorava che ci fosse una relazione tra loro due. Tom ha testimoniato riguardo all'evento sportivo in ricordo di Conrad. Conosceva il nome della persona che ha organizzato l'evento per Conrad? Sì. E come si chiamava? Michelle. All'epoca quel nome le diceva qualcosa? No. Quindi cosa ha fatto? L'ho chiamata.
L'accusa voleva dimostrare che Michelle aveva organizzato l'evento sportivo non per commemorare Conrad, ma solo per accrescere la sua popolarità ed essere al centro dell'attenzione. Ero curioso di sapere perché il torneo era stato organizzato a Plainville e non a Fairhaven. Perché voleva saperlo? Perché le persone vicino a Conrad vivono a Fairhaven. Come le ha risposto quando lei ha suggerito di spostare l'evento a Fairhaven? Non voleva spostarlo. Il 27 agosto 2014, alle 12:47, si ricorda di aver ricevuto un messaggio che diceva: «Bene, fantastico, grazie. Non ti stai prendendo il merito per la mia idea, vero? Dico bene?» Sì, voleva mettere in chiaro che fosse lei a prendersi il merito per l'evento. Era lei al centro dell'attenzione. Non riguardava più Conrad Roy. Non parlava neanche più di lui. Parlava solo di quello che avrebbe ottenuto. Allora, sono state scattate delle foto? Sì. E a un certo punto la signorina Carter ha chiesto che le scattassero delle foto insieme alle squadre? Sì. Come descriverebbe il comportamento della signorina Carter durante l'evento? Sembrava molto felice. Mi ricordo che ero infastidita perché quell'evento serviva a rendere omaggio a Conrad e Michelle era lì che rideva e scherzava come se niente fosse. L'avvocato della difesa ha interrogato Tom sul fatto che non aveva mai sentito nominare Michelle prima dell'evento, ma alcuni messaggi su Facebook dicevano il contrario. Non è forse vero che il 10 ottobre 2012 Michelle Carter l'ha contattata e abbia avuto con lei una conversazione su Facebook? Credo di sì. Subito dopo che Conrad aveva tentato il suicidio ed era stato dimesso dall'ospedale alcuni giorni dopo? Sì, mi ricordo. E le ha scritto: «Lo so, però mi ha detto che la scorsa notte voleva uccidersi, ora sta bene?» La difesa ha dimostrato che c'era stato un momento in cui Michelle sembrava preoccupata per la salute di Conrad e l'accusa non poteva negarlo. È stata una mossa molto arguta da parte della difesa. Poi l'accusa ha spostato la sua attenzione da una persona che conosceva poco Michelle a chi la conosceva molto bene. Il 7 giugno l'accusa ha convocato in tribunale dei testimoni molto importanti che avrebbero rivelato chi era davvero Michelle. Sarebbe a dire i suoi compagni di classe. La prima a testimoniare è stata Alexandria, o Allie Eater. Michelle ha incontrato Allie in un campo estivo e poi si è scoperto che avevano un rapporto basato solo sui messaggi. Non si frequentavano. Oltre alle attività del campo estivo, passava altro tempo con Michelle Carter? No. L'accusa ha dipinto Michelle come un adolescente alla ricerca disperata di attenzioni e che voleva migliorare il suo status sociale ad ogni costo. Qual è stata la sua reazione quando il 12 luglio 2014 ha cominciato a scriverle? Sono rimasta sorpresa. Quando all'improvviso Michelle ha scritto ad Allie il 12 luglio, proprio il giorno in cui era morto Conrad, nonostante non si frequentassero, Michelle ha condiviso con lei delle informazioni private. Nello stesso momento in cui mandava messaggi a Conrad, istigandolo a togliersi la vita, Michelle ne inviava altri ad Allie e le diceva: «Ehi, vogliamo diventare migliori amiche?» Si ricorda della notte del 12 luglio quando la signorina Carter le ha chiesto se avesse un fidanzato? Per caso lo ricorda quel momento? Sì. Si ricorda se lei poi glielo ha chiesto a sua volta? Sì. Che messaggio le ha inviato Michelle Carter alle 22:21? Grazie, è gentile da parte tua. In realtà ce l'ho il ragazzo, ma adesso sta attraversando un periodo difficile. Poi, poco più tardi, le ha mandato un altro messaggio. Il 12 luglio 2014 alle 22:30. Ha detto sì, non lo so, è in un brutto momento adesso. Nello stesso tempo, alle 22:30 del 12 luglio, mentre Michelle ha scritto ad Allie è in un brutto momento, Conrad era già morto e Michelle sembrava che lo sapesse. Poi, tutto a un tratto, il giorno dopo Michelle ha scritto ad Allie che Conrad, il suo ragazzo, si era suicidato e Michelle ha poi aggiunto che era al telefono con lui nel momento in cui Conrad è morto.
Può leggere ciò che le ha risposto? A dirla tutta, non voglio che tu mi fraintenda, ma credo che dovresti parlare con qualcun altro di questo, perché io non posso aiutarti, considerando che non siamo molto amiche e di certo non conosco bene la tua situazione. Il fatto che Michelle le avesse detto qualcosa di così personale era molto strano per lei. L'accusa aveva intenzione di dimostrare che il vero movente di Michelle era quello di ricevere attenzioni per la morte di Conrad. A quel punto la difesa voleva umanizzare Michelle e quando ha incominciato a fare delle domande ad Allie, le ha chiesto se ricordava di un messaggio che aveva ricevuto da Michelle. Per caso ha ricevuto un altro messaggio che diceva «Sì, mi ha detto tutto, sono l'unica a cui l'ha raccontato. Ecco perché mi sento così in colpa, avrei potuto aiutarlo di più. Non avrei mai pensato che lo avrebbe fatto, se lo ricorda?» Sì. La difesa ha fatto di tutto per far sembrare dal contenuto dei messaggi che a Michelle importasse davvero di Conrad. Forse avrebbe potuto funzionare con una giuria, ma la domanda era, avrebbe funzionato con un giudice? Allora, per favore, dichiari il suo nome e scandisca il cognome. Olivia Linosolgo. N-O-S-O-L-G-O. L'accusa ha convocato un'altra compagna di classe. Olivia, come molti altri testimoni, ha dichiarato «Conosco Michelle, ma non siamo molto amiche». Tuttavia, sapeva che Michelle soffriva di problemi psicologici. All'età di 14 anni a Michelle è stato prescritto il Prozac per la depressione. Inoltre, soffriva d'ansia. Olivia ha dichiarato che Michelle si era confidata con lei, raccontandole dettagli sulla sua vita personale e che aveva un disturbo alimentare. Quando parla di disturbo alimentare, è perché ha notato cambi di peso? Sì. Questo le ha impedito di giocare a softball? Sì. Si ricorda quando non era in grado di giocare nella squadra di softball? Credo che fosse il secondo anno. Michelle aveva avuto dei problemi ed era stata ricoverata per qualche giorno in un istituto psichiatrico, un mese prima che Conrad morisse. Michelle soffriva di anoressia nervosa, che di solito significa distorcere il modo in cui vediamo noi stessi. Una persona si vede grassa anche quando non lo è. Lei voleva avere il controllo di questa realtà, anche se era distorta. Mentre Olivia continua la sua testimonianza, l'accusa prova ancora a sostenere la teoria che Michelle fosse alla disperata ricerca di attenzioni. Quando era al liceo con Michelle, è giusto dire che lei le abbia detto di non avere amici? Sì. Ce lo può leggere, per favore? Piantala di dirmi quanto io sia bella e meravigliosa e di come io sia divertente, perché le belle ragazze vengono invitate alle feste e i loro amici le chiamano per uscire. Non passano il venerdì sera da sole e non si chiudono in camera a piangere. È evidente che anche Michelle aveva molti problemi. Sapevamo anche, grazie alla testimonianza di Olivia, che Michelle aveva un'amica di nome Alice, prima della sua relazione con Conrad. Giocavano nella stessa squadra, viaggiavano molto per le partite e sono diventate buone amiche. Però a un certo punto del loro rapporto, i genitori di Alice, e soprattutto sua madre, si sono preoccupati del modo in cui Alice si comportava. Le ha scritto che lei parlava di Alice con il suo terapeuta? Sì. Le ha anche detto che era ossessionata da Alice? La madre di Alice era preoccupata che Michelle volesse troppe attenzioni, che scrivesse di continuo a sua figlia e che volesse entrare troppo nella sua vita, così ha posto fine alla loro amicizia. Michelle era davvero triste e affranta. Ha provato a recuperare il loro rapporto. Ha persino mandato una lettera per Alice sotto falso nome. Ma la madre ha capito che era stata scritta da Michelle. La storia di Alice sembrava un altro esempio di come il comportamento di Michelle allontanasse le persone intorno a lei. Oltretutto, l'accusa voleva arrivare a una questione più importante. Secondo loro, la fine dell'amicizia con Alice aveva sconvolto talmente tanto Michelle che sperava che il suicidio di Conrad le avrebbe riavvicinate, ripristinando la loro amicizia. Ma non è stato così. Ora sposterei la sua attenzione su un messaggio mandato alle 23:59 il 20 luglio 2014. Può leggerlo ad alta voce? Mi manca moltissimo. Era la persona con cui parlavo fino alle 3 di notte e ora non c'è più.
Oggi sua madre mi ha chiamato, ha trovato una lettera di suicidio indirizzata a me. Non ha scritto a nessun altro, sua madre ha detto che per lui ero la persona più importante. Abbiamo scoperto, dopo che se n'è andato, che lei gli aveva detto di scriverle una lettera. È davvero, davvero inquietante. Il modo in cui ragiona. Faceva tutto parte del suo piano per far sembrare che lei fosse la fidanzata in lutto. Voleva soltanto attenzione. Olivia ha testimoniato che Michelle le aveva scritto che Conrad aveva lasciato una lettera di suicidio soltanto a lei e Michelle in quei messaggi le ha detto: «Ehi, sono una persona speciale io». Secondo lei, invece, la madre di Conrad non ne aveva ricevute affatto. Lei gli ha detto: «Devi scrivermi una lettera di suicidio». Poi ha aggiunto: «Devi scrivere le tue ultime parole solo a me». Quei messaggi supportavano la nostra teoria su quel caso. A Michelle non importava niente di lui. Il suicidio è stato il culmine di qualcosa che era già stata programmata. Non è stata affatto una cosa improvvisata all'ultimo momento. Inoltre, Michelle voleva una copia della lettera che Conrad aveva scritto per lei. Lei ha chiesto a mia madre le sue ceneri. E a me ha chiesto di vedere la sua camera a casa di mio padre. Mia sorella e io condividiamo una piccola urna con le sue ceneri. Non ne abbiamo una a testa. Non riesco a spiegarmi come lei sia andata al funerale di Conrad e abbia potuto chiedere alla famiglia le sue ceneri, sapendo che era stata lei a spingerlo a uccidersi. Gli avvocati di Michelle hanno provato ancora a interpretare a loro favore i messaggi tra Michelle e Olivia. Hanno cercato di dimostrare che Michelle non aveva bisogno delle attenzioni di Olivia, perché le aveva già. È giusto dire che lei e la signorina Carter vi siete mandate molti messaggi durante quel periodo, dico bene? Sì. Le ha detto anche «ti voglio bene, Michelle», è corretto? Sì. L'accusa ha poi chiamato al banco dei testimoni Alexandra Eblan, detta Lexi. Lexi ha descritto il rapporto con Michelle dicendo che erano soltanto compagne di scuola. Oltre a messaggiarvi, voi ragazze siete mai uscite insieme la sera? No, Michelle e io non siamo mai uscite insieme. Bene. Lexi ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da Michelle 2 giorni prima della morte di Conrad, dove le diceva che era scomparso. Cosa ha scritto? Sto perdendo ogni speranza che sia ancora vivo. Poi le ha chiesto sul serio, con 2 punti interrogativi? Sì. Lei come ha risposto? Ha detto sì, è scomparso da mercoledì sera. Era accaduto 2 giorni prima che lui morisse, quindi Conrad era ancora vivo. Non era scomparso e Michelle lo sapeva, perché si erano messaggiati per tutto il giorno. Se lo era inventato. Aveva organizzato ciò che noi abbiamo chiamato una simulazione con le sue amiche per vedere in che modo avrebbero reagito alla notizia della scomparsa di Conrad. A quel punto stava ottenendo ciò che voleva. È per questo che ha continuato a insistere i giorni seguenti. Ancora non l'hai fatto? Hai detto che lo avresti fatto. Aveva già scritto alle sue amiche: «Oh, non so dove sia». In questo modo loro avrebbero visto Michelle come una vittima e le sarebbero state più vicine. Sembra quasi che mio fratello fosse soltanto una pedina del suo gioco. Dopo che l'accusa ha interrogato Lexi, la difesa ha proseguito la sua strategia. Voleva dimostrare che quelle ragazze tenessero davvero molto a Michelle e hanno usato come prova un messaggio di Lexi che diceva: «Grazie Michelle, ti voglio bene». Tuttavia, bisogna chiedersi se questo poteva bastare a rendere Michelle meno responsabile di quella terribile simulazione. Dopodiché è arrivato il momento di un importante testimone. Sam Boardman è stata chiamata a deporre. Sam Boardman è stata fondamentale. Dopo di lei, l'atmosfera del processo è cambiata radicalmente. L'accusa ha chiamato a testimoniare alcuni conoscenti di Michelle. Hanno detto che non l'avevano mai considerata un'amica. Doveva essere difficile per lei trovarsi nella posizione di ascoltare delle persone che credeva fossero sue amiche testimoniare il contrario. Michelle continuava a fissare impassibile il banco dei testimoni. Non sembrava triste e neanche addolorata. Non sembrava che fosse pentita delle sue azioni.
Fra i testimoni che sono stati chiamati a deporre per l'accusa, Samantha Boardman si è rivelata la più importante. Di tutte le ragazze che Michelle desiderava avere come amiche, Sam era senza dubbio la sua preferita. Ai suoi occhi Sam appariva, e cito, bellissima e incredibile. Nella sua deposizione Sam invece ha detto che Michelle era molto invadente. Durante gli anni del liceo, è mai accaduto che lei impiegasse un bel po' di tempo prima di rispondere ai molteplici messaggi che l'imputata Michelle Carter le inviava ogni giorno? Sì. Qual era la sua reazione se impiegava troppo tempo a risponderle? Molto spesso lei mi mandava messaggi su messaggi finché non le rispondevo. E potrebbe descriverci in modo generale i messaggi che le mandava l'imputata? Erano molto lunghi. Le chiedo di leggere ad alta voce quel messaggio. Ho degli amici di scuola che dicono di volermi bene, ma questo non significa niente, dato che nessuno mi chiede mai di uscire. Quindi se qualcuno mi parla e dice di voler uscire con me, mi rende molto felice e mi fa sentire importante. Quando ripenso agli anni del liceo, è un onore per me poter dire di aver avuto la possibilità di essere amica di Sam Boardman. Sarò onesta con te, quando hai detto di volermi aiutare e di voler uscire con me, mi è venuto da piangere. Ha significato molto per me. Ho finalmente trovato un'amica. Nel 2014 aveva intenzione di passare del tempo con lei durante l'estate? No, credo di averla vista soltanto una volta. Probabilmente il messaggio più cruciale che Michelle Carter abbia mandato era quello della notte in cui Conrad si è tolto la vita. Può leggerci il messaggio dell'imputata? Non dovevo lasciare che succedesse. Ora mi rendo conto di aver sbagliato. Sam, la sua morte è colpa mia. Potevo fermarlo, ero al telefono con lui. È sceso dalla macchina perché si è spaventato e io, cazzo, gli ho detto di rientrare. In quel momento è calato il silenzio in tribunale. L'atmosfera era gelida. Lei gli ha detto di rientrare in macchina. No, non potevo crederci. Lei ha insistito affinché lui rientrasse nel pick-up. Invece avrebbe dovuto dire esci subito da lì o qualcosa del genere. Quella frase avrebbe potuto salvare la vita di mio fratello. A questo punto il caso ha preso un'altra direzione. C'erano state due telefonate, ma non avevamo idea di quello che si erano detti. Lo abbiamo saputo quando Michelle ha scritto quei messaggi a Sam. Conrad era uscito dal suo veicolo e ci stava ripensando, ma lei gli ha detto di rientrare in quel pick-up. Crediamo anche che lei sia rimasta al telefono con Conrad per assicurarsi che rientrasse in quel veicolo ormai saturo di gas. Invece di dire a Conrad di rientrare in macchina, Michelle aveva il dovere morale di aiutarlo, ma lei non ha fatto niente. Lui ci stava ripensando, ma lei lo ha convinto a rientrare. Ed è rimasta al telefono con lui. Sentiva che la macchina era accesa e sentiva Conrad lamentarsi. Siamo convinti che se Michelle Carter non gli avesse detto di rientrare nel pick-up, Conrad Roy sarebbe ancora vivo. Si trattava di un caso molto complicato. Lei ha detto, torna in macchina. Ma lui poteva non farlo. Non lo ha costretto con la forza a rientrare in quel veicolo. Non era fisicamente lì a costringerlo. Glielo ha soltanto detto. Durante l'esame incrociato, la difesa ha fatto tutto il possibile per ridimensionare l'impatto della testimonianza di Sam, ma non sarebbe stato facile. Signorina Boardman, prima lei ha letto una serie di messaggi con il procuratore su quello schermo, giusto? Mm-hmm. È d'accordo con me che si tratta di una piccola percentuale, molto meno dell'1% di tutte le conversazioni con Michelle? Sì. Hanno analizzato tutti i messaggi che Michelle e Sam si erano scambiati in privato nel tentativo di dimostrare quanto fosse profondo il loro rapporto. Ma francamente, cancellare l'effetto provocato dal messaggio «gli ho detto di tornare in macchina» era quasi impossibile. Il processo ha attirato l'attenzione nazionale. Sono arrivati giornalisti da tutto il paese. C'era sempre la costante presenza dei media fuori dal tribunale. Era un circo mediatico, c'erano persino gli elicotteri. Non riesco a capire a cosa servano gli elicotteri fuori da un tribunale. La polizia doveva aiutarci a scortare la famiglia. È stato molto difficile.
Durante il processo, tra i tanti messaggi analizzati, uno in particolare ha catturato l'attenzione di alcuni fan accaniti della celebre serie televisiva Glee. E BuzzFeed lo ha sottolineato. Dopo la morte di Conrad, Michelle ha scritto a Sam: avevo già programmato tutto. Quel messaggio corrispondeva quasi perfettamente con quello che il personaggio della serie Rachel diceva dopo la morte del suo ragazzo. I don't know, something different. Maybe something better. I don't think that that's possible. He was my person. Dopo che l'attore Cory Monty era venuto a mancare, anche il suo personaggio nella serie è morto. Lea Michele interpretava il ruolo di Rachel, ma i due attori erano una coppia anche nella vita reale. I fan di Glee hanno incominciato a chiedersi che cosa c'entrasse Michelle Carter con Glee e con Lea Michele. Abbiamo scoperto che nel suo telefono c'erano molte foto dell'attrice Lea Michele. Era chiaro che fosse ossessionata da quel programma. Era davvero inquietante che Michelle dicesse le stesse cose di Rachel. Inoltre c'era una coincidenza nelle due morti a dir poco agghiacciante. Cory Monty è morto un giorno dopo di Conrad. Sembrava quasi che lei volesse cercare di convincere mio fratello a suicidarsi lo stesso giorno in cui era morto l'attore. Quindi tutti hanno pensato che abbia agito così perché era ossessionata da Glee. Nonostante il grande circo mediatico, il processo è comunque andato avanti e gli avvocati dell'accusa erano soddisfatti. Secondo loro erano a buon punto, avevano stabilito il movente e avevano dimostrato perché Michelle volesse Conrad morto. Ma non era affatto una vittoria facile, questo era un caso davvero unico. L'omicidio colposo non era facile da provare. I risvolti di questo caso erano impossibili da prevedere. Il giorno dopo, ovvero il 9 giugno, la difesa ha chiamato il suo primo testimone, l'agente Justin King. Ed è stato assunto da loro nel 2014, precisamente il 19 febbraio? Sì, esatto. Convocando un agente di polizia, la difesa sembrava che volesse sottolineare che Conrad aveva altri problemi, in particolare in famiglia. Ho risposto a una chiamata per un'aggressione. E chi stavate cercando? Cercavamo la persona che era stata aggredita. Quell'agente di polizia aveva risposto a una chiamata che proveniva dalla casa del padre di Conrad, circa 5 mesi prima del suicidio del ragazzo. Si trattava di un caso di violenza domestica. Quella notte Conrad aveva chiamato il 911 dicendo che suo padre lo aveva picchiato. Va bene. Ha notato qualcosa in particolare? Sì, la sua faccia aveva dei lividi, era molto gonfia e aveva anche delle ferite. Nella sua dichiarazione alla polizia, Conrad ha detto che si è trattato di un incidente. Suo padre gli aveva chiesto di lavare i piatti, non lo ha fatto e si sono scontrati. Quella notte il padre di Conrad è stato arrestato. È importante sapere però che non gli è stato imputato alcun crimine. Era chiaro che la difesa voleva dimostrare che quell'episodio avesse contribuito al suicidio di Conrad. Il 12 giugno, la difesa ha chiamato il testimone più importante di questo caso, il dottor Peter Breggin, che sarebbe poi diventato il testimone chiave per Michelle Carter. Il dottor Breggin ha un curriculum davvero impressionante. Ha conseguito la laurea all'Università di Harvard e ha decenni di esperienza nel suo campo. Tra l'altro, è un forte oppositore della prescrizione di antidepressivi agli adolescenti. Si ricorda di cosa ha parlato prima dell'FDA? Quali argomenti? Ho parlato di diverse tematiche, come gli effetti negativi di farmaci antipsicotici, gli effetti negativi di farmaci stimolanti. Il dottor Breggin ha cercato di esporre come fosse cambiato il modo di rapportarsi di Michelle nei confronti di Conrad. Ha incominciato a esaminare le conversazioni su Facebook tra la signorina Carter e il signor Roy nell'ottobre 2012? Esatto. Ha detto: ho provato a uccidermi e lei ha risposto: perché non me lo hai detto? Il dottor Breggin aveva utilizzato i messaggi su Facebook tra Michelle e Conrad perché voleva dimostrare che la ragazza aveva provato ad aiutarlo. Lo aveva aiutato a restare vivo. È un cambiamento radicale della prospettiva. Ha detto di volersi impiccare quella notte. E lei gli ha risposto: non devi farlo. Conrad, smettila.
La difesa di Michelle Carter aveva convocato il dottor Breggin, un testimone chiave che stava presentando le prove che Michelle aveva cercato di aiutare Conrad. Per la prima volta un testimone difendeva Michelle. Lei è una vera amica. Ha aiutato le persone per tutta la vita. Tutti quanti dicono che è una ragazza altruista. Ha sottolineato che il tono dei suoi messaggi era gentile e che aveva provato a consigliargli un aiuto psichiatrico. Questo messaggio è di Conrad per Michelle, precisamente dell'8 ottobre 2013 alle 16:50. Lui ha detto: sono disperato. E lei: ti senti meglio o peggio di come sei stato ultimamente? Non lo so, è dura. Hai chiamato il tuo psichiatra? Cancella in continuazione i miei appuntamenti. Devi chiamarne un altro al più presto. 3! Poi ha aggiunto: ogni giorno faccio del mio meglio per cercare di aiutarti. Vorrei soltanto che sapessi quanto tu sia importante per me. Il dottor Breggin ha parlato anche del fatto che Michelle aveva assunto antidepressivi. Il 1 aprile Michelle ha detto di aver parlato con il suo medico che gli aveva prescritto il citalopram per aiutarla a mangiare. Il dottor Breggin ha detto che il citalopram ha condizionato il lobo frontale del suo cervello, che ha a che fare con l'empatia, con il prendere decisioni e con la capacità di amare. La testimonianza del dottor Breggin si basava sulla teoria che Michelle era vittima di un'intossicazione involontaria a causa dei farmaci antidepressivi che assumeva. Dottore, può spiegarci che cos'è un'intossicazione involontaria? Per definizione, si tratta di un'intossicazione in cui la stessa neurochimica del cervello è stata stravolta. E i sintomi sono osservabili attraverso i pensieri, il comportamento e le azioni. Dottor Breggin, riguardo alla sua opinione che sostiene questa tesi, è in grado di determinare quando sia avvenuta la suddetta intossicazione involontaria? Sì, il 2 luglio ha iniziato a istigarlo al suicidio. Ha incominciato a dargli consigli e a incoraggiarlo. Il dottor Breggin ha detto che Michelle aveva delle capacità mentali ridotte e che nella sua testa lei credeva veramente di aiutare Conrad Roy quando ha iniziato a dargli dei consigli su come togliersi la vita. A quel punto aveva un'intossicazione involontaria e quindi non aveva affatto intenzioni criminali, non voleva fargli del male, non stava facendo qualcosa di sbagliato, secondo lei. Nella sua mente lo stava aiutando per davvero, per farlo stare meglio e per essere sicura che andasse in paradiso. Dottor Breggin, grazie agli esami incrociati, Katie Rayburn era informata in modo esauriente su tutte le testimonianze precedenti. Intorno al 10 luglio, il periodo in cui era intossicata involontariamente, l'imputata non poteva discernere il bene dal male. È andata da un terapeuta. Ma lei è d'accordo con me che lui l'ha descritta come presente e consapevole, è corretto? Sì. Bene. E che la sua memoria a breve termine era intatta e che aveva buon senso? Il suo atteggiamento era collaborativo e i suoi pensieri logici, corretto? Sì. Ora però ci sta dicendo che allo stesso tempo non distingueva il bene dal male. In realtà, lei era convinta di fare assolutamente la cosa giusta. L'avvocato Katie Rayburn ha detto: può farmi una lista dei disturbi psicologici esistenti caratterizzati da questo tipo di intossicazione? Questo è il manuale diagnostico dei disturbi mentali. Grazie mille. Può cercare, per favore, il capitolo che parla dell'intossicazione involontaria? Non è presente nel manuale, è un termine legale. È stato un momento cruciale. Intossicazione involontaria non è un termine psichiatrico, nonostante il dottor Breggin abbia provato a spacciarlo come tale. Katie Rayburn, con quella domanda, ha praticamente distrutto la testimonianza del dottor Breggin su Michelle. È corretto dire che lei non si è iscritto all'albo degli psichiatri? Non mi sono mai iscritto. Bene, e questo ha determinato che lei non abbia mai usufruito di privilegi? Breggin, con la sua testimonianza, ha sicuramente dato un contesto alla vita di Michelle e ha giustificato le sue azioni come conseguenza della sua salute mentale.
La teoria secondo la quale Michelle pensava di aiutare Conrad era interessante, ma l'accusa ha smontato facilmente la sua testimonianza. Il dottor Breggin è stato l'ultimo testimone del caso. A quel punto il processo era giunto al termine e gli avvocati hanno presentato le loro arringhe finali. Il processo era finito. Era tutto nelle mani del giudice Muniz. Doveva decidere se si trattava o meno di un crimine perseguibile che poteva costare a Michelle fino a 20 anni di carcere. Ci sono voluti 3 giorni per un verdetto. Finalmente avremmo saputo la decisione del giudice. La legge non richiede che si diano spiegazioni per un verdetto. Tuttavia, sono dell'opinione che in questo caso ci sia bisogno di spiegazioni dettagliate. In quel momento regnava il silenzio in tribunale. E l'atmosfera era molto tesa. Tutti i presenti si chiedevano come sarebbe andata a finire. Il giudice ha letto la sua decisione. Questa corte afferma che lo Stato del Massachusetts dichiara oltre ogni ragionevole dubbio che le azioni della signorina Michelle Carter nel periodo che va dal 30 giugno al 12 luglio 2014 hanno costituito una condotta imprudente e sconsiderata. Tuttavia lo Stato dichiara che il suddetto comportamento sconsiderato e imprudente non abbia causato la morte del signor Conrad Roy III. Il giudice riconosceva la condotta sconsiderata di Michelle, ma non la considerava responsabile. Sembrava che la volesse assolvere. Ha caricato la pompa d'acqua a benzina, ha parcheggiato il suo veicolo in un'area appartata e quando ha acceso la pompa è andato avanti con il suo piano. Per noi il verdetto è stato come andare sulle montagne russe. Un momento sembrava che la stesse condannando, poi subito dopo era il contrario. Tuttavia, nel momento in cui lui ha deciso di uscire dal veicolo, non era più un caso di suicidio. Perché quando la signorina Carter ha capito che il signor Roy era ormai fuori, gli ha ordinato di rientrare immediatamente nel pick-up. Nonostante la signorina Carter sapesse bene che il veicolo era saturo di gas e quindi letale per la vita del ragazzo. In quel momento sembrava davvero che le cose sarebbero andate molto male per Michelle. Pertanto la Corte afferma che la condotta imprudente e sconsiderata dell'imputata non sia giustificata dalla teoria del dottor Breggin circa l'intossicazione involontaria, poiché la Corte non ha ritenuto valida quell'ipotesi. Signorina Carter, in piedi. Questa Corte, dopo aver esaminato le prove e aver applicato la legge, la dichiara colpevole di istigazione al suicidio e la accusa di omicidio colposo di Conrad Roy III. Mi ricordo che ero senza parole. Ci ho messo un po' a capire quello che provavo, ma poi mi sono sentita sollevata. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Perché pensavamo che mio fratello avesse finalmente ottenuto giustizia. Il giudice aveva determinato che tutti i messaggi che erano stati inviati non provavano che lei avesse commesso un omicidio colposo. Ma nel momento in cui è uscito dal veicolo e lei lo ha istigato, dicendogli «rientra in quel pick-up», ha commesso un crimine. Un verdetto sconvolgente. Era colpevole di omicidio colposo per aver detto a Conrad quella frase al telefono e senza essere presente. Era un precedente molto importante. Michelle e i suoi genitori non hanno mai rilasciato dichiarazioni, ma si può immaginare quanto fossero spaventati, giusto? La loro figlia rischiava fino a 20 anni di carcere. Ora, con il permesso della Corte, vorrei leggere la dichiarazione di Lynn Roy. Ma certo. Al momento della sentenza, Lynn Roy ha fornito una dichiarazione che descriveva il dolore e l'angoscia che lei e la sua famiglia provavano da quando avevano perso Conrad. Non c'è giorno che io non sia in lutto per la perdita di mio figlio. Ogni giorno voglio essere una madre migliore per le sue sorelle e una brava persona in suo onore. Voglio che lui sia fiero di me e di come io stia affrontando tutto questo.
Sto provando a fare del mio meglio per essere ancora una madre per le sue sorelle, con tutto il dolore che porteremo con noi per sempre. Voglio solo che mio figlio sia ricordato e che in qualche modo non sia morto invano. Non so come lei faccia a vivere dopo quello che ha fatto. L'accusa voleva una condanna tra i 7 e i 12 anni, ma Michelle ha ricevuto una pena di 15 mesi. La riabilitazione. Quando ho saputo che la sua condanna sarebbe stata breve, ero sconvolta. Non sto dicendo che gli avrebbero dovuto dare l'ergastolo, ma merita di subire il dolore che ha inflitto alla mia famiglia. Alla fine Michelle ha scontato soltanto 12 dei 15 mesi a cui era stata condannata. Il 23 gennaio 2020 Michelle Carter è stata rilasciata. È stata rilasciata prima della fine della pena per buona condotta. Sarà in libertà vigilata fino all'agosto 2022. Non so se una come lei possa sentirsi in colpa per quello che ha fatto. Se non ha provato emozioni quando mio figlio è morto, non so come possa sentirle adesso. Non credo che le persone cambino. Forse un giorno dovrò anche perdonarla, ma quel momento non è ancora arrivato, non per me. Spero che provi tanto rimorso, davvero. Ma questo non accadrà mai. Questo caso è uno di quelli che non si dimenticano facilmente. E assistere a questa triste conclusione fa riflettere. È una vicenda per certi versi inquietante. Non ci sono stati vincitori. Conrad è morto e Michelle è andata in prigione, ma entrambi avevano bisogno di aiuto. Credo che molti pensino che si tratti soltanto di una bella ragazza, giovane e malvagia, che ha distrutto ed eliminato questo povero ragazzo. Molti però ignorano la realtà dei fatti, e cioè che Michelle è una ragazza malata. E credo anche che lei pensasse che dovesse morire qualcuno per diventare popolare ed essere rispettata. E in questo caso quel qualcuno era Conrad. Conrad Roy era una delle persone più intelligenti e gentili che io abbia mai incontrato nella mia vita e ci mancherà davvero molto ora che non c'è più. In Massachusetts stiamo ancora cercando di far approvare una legge in nome di mio figlio. Se la legge venisse approvata, renderebbe perseguibile penalmente l'istigazione al suicidio per chiunque incoraggi o fornisca i mezzi necessari alla vittima. Ma ci sarebbero delle attenuanti in caso di problemi di salute. Quest'anno ho trovato il coraggio di scrivergli una lettera. È stata la prima volta che sono riuscita a esprimere tutte le emozioni che sentivo dentro di me, perché la perdita di un figlio è un dolore devastante. È una sofferenza enorme. E scrivere quella lettera per mio figlio mi ha fatto stare meglio. Penso a Conrad ogni giorno. Il mio bambino è sempre con me.